quando devo definire l'eleganza italiana con una parola, solo con una parola, per me questa parola è emozione. È l'emozione che si prova davanti a un quadro di Leonardo, o l'emozione alla fine di un bel film di Bertolucci, o quella che si prova guardando un bel panorama della collina toscana. Fare del brand Lancia un brand credibile, un brand rispettato nel mercato premium europeo. Vogliamo che la gente desideri guidare, desideri possedere una Lancia. Ci ispiriamo molto alla bellissima storia di Lancia, che è una storia che è durata più di un secolo, ma vogliamo reinterpretarla sempre in una forma più moderna ed innovativa. Questo è per noi il rinascimento di Lancia. Ci ispiriamo ad alcuni dei territori in cui essere italiano rappresenta davvero un grande valore, quindi architettura, design e fashion, e allo stile di vita ovviamente, ma anche ad alcuni elementi iconici di design riconoscibili nel tempo, per esempio i fari posteriori di una Stratos. Du point de vue du design, la renaissance de Lancia commence avant tout dans son histoire, dans son héritage, dans ses valeurs. C'est pourquoi nous, designers, nous avons décidé de nous concentrer sur l'utilisation de formes essentielles, de lignes pures et d'éléments éclectiques. Les lignes de tension et les lignes de force sont reconnaissables et génèrent un volume harmonieux, sculptural, afin de définir un langage pur, essentiel, élégant, italien et unique. Siamo partiti a disegnare tutte le vetture della nostra gamma tutte insieme, anche quelle che arriveranno più avanti, proprio perché vogliamo che questo linguaggio di design, così radicale, così moderno, sia applicato in modo molto consistente ed omogeneo. Exactly what we need to find. The right balance between the heritage and the future. We need to keep the heritage, but again, let's look at the future. Ci piace definire Lancia un marchio progressive classic. Classic perché molto legato alla sua splendida storia lunga più di un secolo, ma progressive anche di più perché guardiamo al futuro con grande ambizione. Siamo innamorati della storia di Lancia, sentiamo molto forte l'energia dei tanti appassionati, dei club, dei clienti in tutta Europa, ne siamo orgogliosi e ne sentiamo forte la responsabilità, ma allo stesso tempo vogliamo sorprendere tutti, stiamo disegnando le nostre vetture con la voglia di sorprendere, di emozionare e di far innamorare la gente. Nous avons le plus grand respect pour notre histoire. Notre héritage s'actualise dans l'avenir. Mais le contraire est aussi vrai. Notre avenir reflète notre histoire, notre héritage. Notre objectif est de créer des voitures qui sont l'expression ultime d'un design contemporain et moderne, mais qui, en même temps, sont hors du temps, ou plutôt au-delà du temps. Ripartiamo da un nuovo logo. È un logo in cui si ritrovano tutti gli elementi storici del logo del 1957, quindi lo scudo, il volante e la lancia, ma che abbiamo rivisto in una chiave più moderna e preziosa. Per realizzare il nuovo logo Lancia abbiamo fatto un'attenta analisi di tutti i nostri loghi storici. Il nostro obiettivo è stato quello di reincarnare l'eredità storica unica del nostro brand, così come la sua sofisticatezza, la nobiltà, l'eleganza, il pregio, ma tutto in una veste più contemporanea. Abbiamo esaminato i nostri loghi storici per evidenziarne gli elementi essenziali. Da un lato abbiamo semplificato sia le linee che le forme e dall'altro abbiamo aggiunto elementi di preziosità. Facciamo un piccolo zoom su queste cose qua, allora addrizziamo e vediamo l'allineamento con la L. Secondo me funziona? Abbiamo trattato questo logo come un vero e proprio gioiello in tutto e per tutto, dove elementi di innovazione e tecnologia si mescolano ad elementi di preziosità, come i suoi colori, i materiali, i trattamenti, ma anche un'esecuzione davvero attenta al minimo dettaglio. Abbiamo
Abbiamo speso molto tempo insieme a Jean-Pierre e al team di designer per definire che cosa è l'eleganza italiana. La realizzazione di una nuova auto è un processo molto lungo, molto complesso, che avviene per fasi. La prima fase, forse la più importante, è stata quella di trovare la forma perfetta, che è la forma che abbiamo poi realizzato in uno Speedform. Quello che io vorrei realizzare è tenere la forma molto circolare, morbida, sinuosa che vediamo qui sul frontale, ma anche connettere un po' le forme dello Speedform alla parte più radicale, alla parte più eclettica, al carattere, no, del nostro brand. E quindi vorrei provare a integrare la forma sinuosa e morbida che vedo qua con forme più nette e più geometriche del lighting. Le Speedform è l'expression style et technologique ultime de notre marque Lancia. C'est la recombinaison de son ADN et de son évolution. C'est la fusion de surfaces qui définissent des lignes de force. Nous utilisons les meilleurs talents associés à des technologies de conception de pointe. Dans le Speedform, il y a une référence claire aux formes primaires, élégantes et pures, qui font partie de notre ADN. Ci siamo ispirati al mondo dell'architettura e alla tradizione del design italiano. E forse la purezza dei due cerchi di Carlo Scarpa ne rappresentano la sintesi migliore. Qualità, cura del dettaglio e forme semplici, ma sempre cariche di significato. Abbiamo voluto creare un contatto continuo tra passato e futuro, un bilanciamento perfetto tra l'eleganza e la purezza da un lato e la grinta e il carattere dall'altro. Penso per esempio al calice della Delta, che trova una sua nuova forma nella luce del frontale, oppure i fari rotondi della Stratos che rivivono nel posteriore, o al profilo sinuoso che ricorda le linee dell'Aurelia. Linee pure e radicali. Pura, c'est l'essence du nouveau design de Lancia. La synthèse de deux mots, pur et radical, qui interprète bien la dualité de Lancia dans son histoire et qui va nourrir son futur design. Mais Pura, c'est aussi le grit qui est dans son ADN et qui a toujours été synonyme de performance tout au long de son incroyable histoire, de sa tradition de rallye notamment. Nasce così Lancia Pura Zero, che è il manifesto di design su cui costruiremo la gamma futura di Lancia. Poche linee, quelle che servono, sufficienti, un po' come lo stile italiano ci insegna. Il rinascimento di Lancia passa attraverso la presentazione di questo bellissimo Speedform e la presentazione del nostro nuovo logo. Il design degli interni ha un forte richiamo e un forte collegamento con il design degli esterni. Abbiamo lavorato per coerenza con le geometrie dello Speedform e quindi abbiamo creato degli oggetti che fossero iconici ma che avessero una forte identità e forte omogeneità con lo Speedform degli esterni. Quando abbiamo cominciato a lavorare sugli interni delle nuove Lancia ci siamo chiesti quale tipo di sensazione volevamo per queste vetture. Quello che ci è parso subito evidente è che volevamo ricreare un effetto di home feeling. Ci siamo quindi ispirati alla tradizione delle case di design italiano. L'obiettivo era quello di creare una zona di comfort, una zona di pace, quello che noi chiamiamo wellness refuge, uno spazio dove stare bene, non solamente quando si guida la vettura, ma vivendola in ogni momento. Abbiamo tre pilastri importanti. L'ispirazione dal mondo dell'Italian Furniture, dove troviamo la ricerca dei materiali, i colori, la qualità e la cura dei dettagli. La sensazione piacevole di accoglienza all'interno dell'abitacolo, è un po' la sensazione di sentirsi a casa. Ed infine, il meglio della tecnologia, che deve però essere sempre semplice ed intuitiva. Gli interni che ci immaginiamo sono uno spazio più simile al salotto di casa che agli interni di un'auto. E poi c'è la sostenibilità. Almeno il 50% di tutto quello che si può toccare all'interno di un'auto sarà ecosostenibile. Il nostro sogno è creare un linguaggio di design senza tempo, un linguaggio che possa durare per almeno altri 100 anni.